Cari amici, buona domenica. Ieri abbiamo celebrato con gioia la nascita di Gesù e la Chiesa ci fa vivere il mistero del Natale lungo 8 giorni. In questa domenica, che segue il Natale del Signore, siamo chiamati a cogliere il mistero della Sacra Famiglia. E lo cogliamo in tutta la drammaticità dei rapporti che segnano la vita di quella famiglia. L'evento di cui diventiamo partecipi attraverso la lettura delle Sacre Scritture è collocato addirittura 12-13 anni dopo la nascita di Gesù. Gesù va al Tempio con Maria e Giuseppe, come tutti i buoni ebrei facevano a quel tempo, però sceglie di rimanere nel Tempio, dove ci sono i maestri che lui ascolta e che lui interroga, e dove manifesta davanti a questi maestri il fatto che lui è la pienezza di Dio. Il suo stare nel Tempio, il suo sostare nel Tempio, luogo che la fede di Israele riconosce come dono della presenza di Dio, come dono del manifestarsi di Dio che fa alleanza col suo popolo, dice come Gesù prenda possesso pieno di quel luogo e dove in quel luogo manifesta così la sua messianicità. Se questo è il primo dramma che ci fa vedere nel mistero del Natale chi è Gesù per noi, immediatamente appare il secondo momento di questo dramma, di questa vicenda. Maria e Giuseppe lo cercano. Al tempo di Gesù ci si muoveva nelle carovane erano distinti i posti riservati agli uomini e riservati alle donne. Quindi Giuseppe e Maria non hanno fatto in tempo a comunicare tra loro. L'uno supponeva che Gesù fosse con la madre, l'altra supponeva che Gesù fosse con il suo padre putativo. Ebbene, Gesù rimane nel Tempio. Lo cercano, lo trovano dopo 3 giorni. Un'indicazione evangelica di grande portata. Vuol dire che anche Maria e Giuseppe sono posti dinanzi al mistero di quel figlio. Dopo 3 giorni. Poi c'è un terzo aspetto di questo dramma che dice tutto il mistero e la logica dell'incarnazione. Gesù che rimane loro sottomesso. Gesù che in obbedienza a Maria e Giuseppe vive la sua vita, pur essendo l'unico figlio del Padre, colui che può abitare nel Tempio, colui che è la pienezza di tutte le scritture, colui che deve compiere pienamente la volontà del Padre. Buona domenica a tutti voi. Thank you.